calma, prudenza e anche grande accortezza. Ah, ciao api, stavo solo prendendo in prestito un po' di miele. E io sono un'ape. Bzz, bzz, tirami su. Bzz, 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 tirami su. Missione compiuta. Calma, prudenza e anche grande accortezza. Che cosa fanno quelle api, Tata? Sembra che lo stiano seguendo. Ah, uno sciame di api! Portatevi via di qui! Guardate, ce ne sono sempre di più! Come mai lo stanno seguendo? Forse pensano che sia l'ape regina. Ah, più veloce! Resisti ancora un po', siamo quasi arrivati al piccolo castello! Grazie al cielo, sono salvo! La finestra è aperta! C'è troppa corrente qui. Chiudo la finestra, è meglio. Ah, caspiterina! Vecchio saggio elfo, che cosa sta... Ah, il mio barattolo di miele che consegna a domicilio spettacolare. È persino vestito da ape. Sì? Lasciatemi entrare! Ma a che cosa sta giocando? Che sta succedendo? Api! Api! Ah, sì, anche a me un tempo spaventavano molto, ma poi ho scoperto che sono davvero utili. E ora chi ha spento la luce? Seguitemi senza fare rumore, vostra maestà. Dove stiamo andando? Vecchio saggio elfo, è meglio che ci sia una ragione valida per tutto questo. Oh, santo cielo, cosa stanno facendo quelle api? Fare un picnic nel piccolo regno. Che cos'è il piccolo regno? Lo sai, papà, è dove vivono i nostri amici fate elfi. Ascolta, Lucy, ne abbiamo già parlato. Le fate e gli elfi non esistono. Invece è così, papà. Sì, tesoro, li hai incontrati più volte. Capisco che sarebbe entusiasmante. E in passato vi ho letto il gioco, ma cerchiamo di essere seri. È come dire che esistono gli animali parlanti. Ciao, Lucy! Ah, un animale parlante! Sono io, Ben l'elfo! Oh, ciao, Ben! Perché sei un coniglio? È stata Holly, mi ha trasformato così per sbaglio. Ah! Quello era un animale parlante? Aiuto, aiuto! Rex, torna qui! Rex, no! Cane cattivo! Eccomi! Cattivo Ben! Quando ti trasformiamo in qualcosa non devi scappare via! Mi fate tornare come prima? Certo, subito! Fiu, così va meglio! E adesso facciamo un gioco più divertente! Giochiamo a prendi la palla! Tocca a te, Ben! Tocca a te, Violetta! Vorrei poter giocare insieme a voi, ma sono troppo grande! Non c'è problema, posso farti diventare molto più piccola! Wow, sono minuscola! Ora fai parte anche tu della gente piccola, Lucy. Rimarrò così piccola per sempre. No, soltanto fino a domani e poi tornerai grande di nuovo. Senti, potresti rimpicciolire anche lui. Ora anche tu potrai fare tutte le cose che facciamo noi. Trovo davvero adorabile. Guardate che splendida spiaggia. Siamo bloccati su un'isola deserta. Che cosa faremo? Rilassati, ci sono posti peggiori in cui rimanere bloccati. Sì, possiamo passare la vacanza qui. Chi vuole un po' di limonata? Ma finita la vacanza, come torneremo nel piccolo regno? Possiamo mettere un messaggio nella bottiglia. Bravo, Ben! I naufraghi sulle isole deserte fanno così. Scriviamo una richiesta di aiuto. Mettiamo il messaggio nella bottiglia e a questo punto la gettiamo in mare. Adesso dobbiamo solo aspettare che qualcuno la trovi. Fantastico! E quanto tempo pensi ci vorrà?
Ecco, di solito 20 anni. Cosa? Tanto noi non abbiamo fretta. E che mi dici del piccolo regno e del grande albero degli elfi? Per non parlare poi delle mie consegne, chi le farà? Oh, la vuoi smettere di preoccuparti? Sono sicura che se la caveranno tutti anche senza di te. Consegna a domicilio! Ah, tata Susina, hai portato la patata che ti avevo chiesto? Tu mangi sempre patate, quindi questa volta ti ho portato una cipolla. Cosa? Perché? Per cambiare! Mi ha portato i fagioli in lattina? No, le ho portato un ananas. Ma a me non piace per niente l'ananas! Dove sono le mie salsicce? Le ho portato del gorgonzola. Ma io detesto il gorgonzola! Oh, siete davvero una banda di lagnosi! Senza offesa. Era molto meglio quando era il signor elfo a fare le consegne. Sì, riconosceva una salsiccia quando ne vedeva una. Comunque per ora dovrete accontentarvi di me. Il signor elfo è in vacanza e si sta divertendo. Bloccato su un'isola deserta. Mi sto annoiando a morte. Stai cercando di rilassarti, tesoro? Non posso, devo fare qualcosa subito. Ma allora non si rilasserà. Funziona così per me. Io mi rilasso soltanto se sono molto occupato. Ottimo! Finalmente stanno rientrando nell'alveare! Ora possiamo rilassarci, è tornato tutto alla normalità! Allora, ditemi, Ben e Holly, che cosa possiamo fare per voi? Vogliamo vedere come le api creano il miele! Benissimo, siete venuti nel posto giusto! Questo è l'alveare! E io invece sono l'apicoltore. Ci serve un barattolo di miele per il re. Non c'è problema. Quindi immagino che dovremo entrare per prenderlo. È questa la porta? Fermati, tata Susina. Non puoi certo entrare come se nulla fosse. Ci sono migliaia di api lì dentro e ognuna ha il suo pungiglione. Non saranno contente se cercheremo di portare via il loro miele. Oh. Cosa facciamo allora? Innanzitutto dovremmo far addormentare le api. Come? Beh, ecco, utilizzando la magia. Ma io credevo che tu detestassi la magia. Infatti è così, ma se sono costretto a entrare in un alveare pieno di api inferocite, sono disposto a fare uno strappo alla regola. Chi farà l'incantesimo? Beh, qualunque vecchia fata ne è in grado. Tata Susina, lanceresti un incantesimo del sonno per me? Con piacere. No, tata, non era per il vecchio saggio. Era per le api. Oh, ma perché è sempre così sibillino? Cosa mi è successo? Stavolta cerca di essere chiaro. Tu vuoi che faccia dormire le api, non è vero? Se per te non è un grande problema, sì. Tutte. Ottimo, in questo modo saremo molto più al sicuro. Entrerai subito nell'alveare e prenderai il miele. Non ancora, ci serve una misura di sicurezza d'emergenza. Adesso stammi bene a sentire, signor elfo. Ce ne staremo via per almeno una settimana. Andremo in un posto caldo e tu ti dovrai rilassare. Ma io sono un elfo e agli elfi non piace per niente rilassarsi. Allora dovrai imparare a farlo. Sarà molto divertente, signor elfo. Lo vedremo. Ma questa è una vacanza degli elfi e quindi niente magia, Holly, hai capito? Va bene, signor elfo. E non voglio animaletti. Dai, papà. La vacanza è mia e le regole le faccio io. Mi dispiace, Gastone, dovrai rimanere nel piccolo regno. Ciao, ciao, Gastone. Avanti, salite a bordo o arriveremo in ritardo in vacanza. Per favore, signor elfo, cerca di divertirti un po'. D'accordo, ci proverò. Pronti per il decollo? Sì! Si parte! Noi in vacanza andiamo, noi in vacanza andiamo e ci divertiamo, e ci divertiamo. Forza, papà! Canta con noi! Sì, vedrai che cantare è molto rilassante! Non posso rilassarmi adesso, e se ci fosse qualche problema? Oh, non essere sciocco, dai! Che problema potrebbe mai esserci? Oh, no! Che succede, papà? Il motore si è rotto, devo fare un atterraggio di emergenza! Dove siamo adesso? Siamo in un posto sconosciuto!
Vedo solamente acqua sotto di noi. Preparatevi per l'impatto. Guarda, papà, è un'isola deserta. Bene, tutti fuori dall'aereo. Wow, una vera isola deserta. Non vi sembra meravigliosa? Devi uscire subito! Appena in tempo, sarebbe stata una vera catastrofe. Perché stai facendo tanto rumore? Così mi hai svegliata! Holly, dimmi un po', dov'è Lucy? Sta ancora dormendo! Cosa? Svegliala immediatamente e falla uscire dal castello subito! Fai in fretta prima che diventi grande! Oh, è vero, mi ero dimenticata! Lucy, Lucy, svegliati! Cosa succede? Stai ricrescendo! Wow, usciamo subito di qui! Svelti tutti quanti fuori! Oh oh, troppo tardi! Questo sì che è un modo buffo di svegliarsi! Lucy, va tutto bene? Sto benone, grazie! Buongiorno a tutti, c'è Lucy qui? Sì, c'è... Ci tenevo molto a dirle che mi dispiace. Non è affatto vero che la gente grande distrugge le nostre case e poi ci calpesta. Ops! È lei, signor sindaco! Non volevo calpestarla, mi scusi! Non ha importanza! Non potevo essere calpestato da una bambina più gentile! Come farò a uscire dal piccolo castello? Ecco, con un pizzico di magia sistemerò tutto! Phew! Grazie, tata Susina! Lucy, si torna a casa! È la mia mamma! Devo andare ora! Grazie per il pigiama party! Di nulla! È stato divertente! La prossima volta verremo a dormire a casa tua! Sarebbe fantastico! Ciao! Ciao! Eccoti qua! Ciao, Lucy! Allora, ti sei divertita? È stato il più bel pigiama party che abbia mai fatto! Non è vero, Rex? Bene, e adesso vi porto a conoscere le altre lumache. Queste sono Dobbin, Muffin, Cupcake. Sono davvero adorabili! Toffee, Bobby, Speedy, Robin Hood e Sansone. Miss Jolly! Sì? Sansone non ha il guscio, come mai? Non ha il guscio perché è un lumacone. Un lumacone! Chi vorrebbe cavalcare un lumacone? Ascoltatemi bene, non dovete mai camminare dietro alle lumache. Perché no? Perché potrebbero darvi un bel calcio, ecco perché. Speedy ha un bel caratterino, vero? Dovete imparare a conoscere le vostre lumache. Allungate la mano, in modo che possano annusarvi. Ciao, Bobby. Sono piuttosto diffidenti, hanno bisogno di tempo. Dagli una piccola pacca sul guscio. Coraggio, Bobby! Non avere paura di me! Ben fatto! È diventato tuo amico! Possiamo cavalcarle adesso? Non ancora! Prima ci aspetta del lavoro! Innanzitutto rassettiamo le scuderie! Che cosa vuol dire? Pulirle dalla popò di lumaca! Popò di lumaca! Prendete tutti un secchio e una vanga e pulite la popò! La popò di lumaca puzza ed è anche molliccia! È questo lo spirito giusto! Bravissimi! Mi raccomando, dovete lavarvi bene le mani! Passiamo alla strigliatura adesso! Cos'è la strigliatura? Pulire e lucidare! Prendete tutti una spazzola e poi date una bella sgrassata ai gusci! Sì, Holly, oggi inizia la primavera. Wow, fuori dalla nostra finestra c'è un fiore bellissimo. I narcisi sono nati tutti insieme. Io adoro la primavera. Ben, puoi venire giù a giocare? Sì, arrivo subito. Hai visto quanti fiori?
Sì, oh, quelle foglie si muovono. Lì sotto deve esserci qualcosa. Guarda, sta uscendo. Ah! Oh, un cucciolo di riccio. Gastone l'ha spaventato, si è trasformato in una palla. Scusi, signor riccio. Ah, un riccio. Si è svegliato perché è primavera. Si è svegliato? Sì, alcune creature dormono per tutto l'inverno. Ma come? Non muoiono di fame? No, perché mangiano delle grandi quantità di cibo prima di mettersi a dormire. Oh, c'è qualcos'altro che si sta svegliando. Ed è molto grande. Potrebbe essere un orso. È vero, oppure... Salve, ragazzi! Ah, lo gnomo! Gli gnomi dormono tutto l'inverno. Sì, e quando si svegliano sono molto affamati. Ah, cosa c'è per colazione? Signor gnomo, non avrebbe voglia di dormire ancora un po', magari? Che cosa vuol dire? In realtà non è ancora arrivata la primavera. Potrebbe nevicare persino. Vero, tata Susina? Aio, smettila! Potrebbe nevicare in qualsiasi momento, non è così? Oh, io non credo proprio. Potrebbe succedere con un piccolo aiuto magico. Oh, vuoi che faccia nevicare con la magia in modo che lui pensi sia ancora inverno? Perché non l'hai detto subito? Oh, povero me, sta nevicando. Sarà meglio che me ne torni a dormire. Siamo pirati, dopo tutto. In ogni caso, voglio soltanto controllare che il tesoro di Capitan Spigola sia davvero ben nascosto, tutto qui. Ci possiamo venire anche noi? Perché no? Un equipaggio potrebbe sempre servire. Urrà! Forzaci ormai, il grande oceano ci aspetta! Holly, salite sulla coppa e guardatevi intorno attentamente. Stiamo andando a cercare un tesoro. Allora, ci stiamo divertendo? Ai, ai, capitano! Ottimo! Il divertimento è la cosa più importante per un elfo pirata. E noi siamo elfi pirata! Secondo la mappa, ora dovremmo passare vicino ad un albero con un'enorme ruota. Che sciocchezza! Gli alberi non hanno ruote. Aspettate! Non sarà quello! Sì, Ali! È proprio lui! È la vecchia ruota che i bambini grandi usano come altalena! Oh, gente grande! Sembra un po' pericoloso! Questo di sicuro non ci fermerà! I pirati ridono in faccia al pericolo! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Terra, signore! Fine della navigazione! Da qui proseguiremo via terra. E dovremmo camminare molto? Niente paura, mio dolcissimo usignolo! La sua nave ha le ruote! E può muoversi sulla terra! La maggior parte dei tesori si trovano sulla terraferma. Nel mare non c'è poi un granché, a parte l'acqua. Oh, siamo nel parco giochi dei bambini grandi! Ora dobbiamo riuscire a trovare il palazzo dei giganti. Eccolo qui. Ma quella è la scuola di Lucy. Chi è Lucy? Lucy è una nostra amica. È una bambina grande. È proprio sicuro che il tesoro che cerca sia nella scuola? Fatti cavalcare, Speedy. Da bravo, piccolo. Wow! Speedy! Iha! Sei stato fantastico! Non avevo mai visto niente del genere! Ottimo lavoro, Cowboy Ben! Iha! Allora, Jake, chi vuoi cavalcare? Dobbin o Sansone? Preferisco Dobbin! È strano, vero, Sansone? Sembra proprio che nessuno voglia mai cavalcarti! Non importa, tu rimani qui e riposati un po'. Coraggio, si parte! Miss Jolly? Sì? Come diciamo alle lumache di muoversi? Dite loro di trottare! Forza, al trotto! Forza, al trotto! E adesso una bella cavalcata! Splendida giornata per cavalcare le lumache! Dove stiamo andando? Rimarremo qui nel prato! Scusi, Miss Jolly! Sansone il lumaccone ci sta seguendo!
Oh, ma guarda, andate avanti, io vi raggiungo subito. Sei davvero un lumacone, Monello. Non saresti dovuto venire insieme a noi. Ti riaccompagno al maneggio. Fermatevi tutti, ragazzi. Da quale parte andiamo? Miss Jolly ha detto che dobbiamo rimanere nel prato. Da questa parte, allora. Wow! Che sta succedendo? Beh, penso che sappiano dove stanno andando. Non mi ero accorta che corressero così veloce. Forse hanno sentito l'odore di qualcosa che a loro piace. Ma che cosa? Mi piace fare colazione. Vuoi sapere per quale motivo? No. Bene, lo prenderò come un sì. È perché mi piacciono le uova fritte, la salsiccia, la pancetta, le frittelle e anche... Ti sei mangiato tutto! Se non avessi parlato così tanto, anche tu avresti potuto mangiare. Bene, ora me ne andrò 100 chilometri lontano da te, almeno. E io me ne andrò 1000 chilometri lontano da te, almeno. Ha funzionato! Entrambi stanno lasciando il piccolo regno! Davvero un piano brillante, ben fatto, Tata Susina. Vi ringrazio, Riccardo. In realtà è stata una mia idea, vostra maestà. No, non è vero. Io ho pensato di farli incontrare. E io ho creato l'albero della colazione. Diciamo allora che l'ingegno degli elfi e la magia delle fate oggi ci hanno salvati. Urrà! Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama? Guardate, lo gnome è ancora qui! Credevamo che fosse andato via. Io ci ho provato, ma non riesco a togliermela dalla testa in nessun modo. Quella signora gnomo è bellissima, non trovate anche voi? Avete visto come brillano i suoi occhi? È meravigliosa! Per l'amor del cielo, potremmo parlare di qualcos'altro? Oh, sì, certo. Non vi pare che abbia delle splendide orecchie? Oh, ma questo è terribile! Se ne è innamorato! Già, è primavera, in fondo! È davvero un bel esemplare di gnomo, non credete? Ah, e come? E ha anche un bellissimo pancino, non vi pare? Ce lo dice lei, certo! Ho composto una canzone su di lui, non vi piacerebbe sentirla? No! Oh, bene, lo prenderò come un sì! Oh, guardi, credo che stia arrivando! Oh, è lui? Allora come sto? Il mio cappello è diritto! Ma certo, la mappa ci dice che il tesoro è nascosto in questo palazzo. Come faremo a entrare? La porta è chiusa e la maniglia è troppo in alto. E voi elfi non volete che si usi la magia? Sì, esatto. A noi elfi non piace la magia di solito, ma considerato che si tratta di un tesoro... Ricevuto, abracadabra! Oh! Credevo che semplicemente avrebbe aperto la porta, ma una nave volante è molto meglio. Tutto tranquillo, non c'è alcuna traccia di gente grande. Ma i bambini grandi saranno qui presto. Sbrighiamoci allora. Dobbiamo cercare il simbolo della ghianda per trovare il tesoro. Ecco la ghianda! Questa è l'aula di Lucy. Ma è ridicolo! Perché un tesoro dei pirati dovrebbe essere in un'aula scolastica? Che cosa dice la mappa adesso? Mappa? Non mi serve nessuna mappa! Se il tesoro è così vicino, ne sento l'odore. Noi pirati abbiamo fiuto per i tesori. Forza! Ora useremo questa per saltare dall'altra parte. Fate come me! Che sciocchezza! Come può il tesoro trovarsi qui? Non dovrebbe essere sepolto sott'acqua. Infatti, qui c'è l'acqua. Ma è la vasca di un pesce. Ricordi cosa ha detto Capitan Spigola? Che il suo tesoro è sorvegliato da una sirena. Ma quella è una statuetta. E anche da un dorato mostro marino. E quello è solo un pesciolino. Ed ecco il tesoro di Capitan Spigola. Lì, sotto gli occhi di tanti. È un giocattolo di plastica. Ogni vasca dei pesci ne ha uno simile. Oh, quindi non è un vero tesoro. C'è soltanto un modo per scoprirlo. Dobbiamo immergerci e controllare. La temperatura va bene, è tutto a posto. Sei sano e forte, Gastone. Sei stato bravissimo, complimenti.
Ecco un adesivo per una coccinella molto coraggiosa. Ciao, Gastone. Credo che passerà un bel po' prima che tu debba tornare. Complimenti! Bravo, Gastone! Oh, ma perché Ben ci mette così tanto? Signor Elfo, manca ancora molto alla partenza dell'aereo, quindi rilassati. Siamo tornati! Ah, mai abbastanza presto, però! Ma abbiamo una splendida notizia per voi! Gastone è perfettamente sano! E il veterinario gli ha dato un adesivo perché è stato davvero coraggioso! Molto bene! Adesso, Ben, va a fare i bagagli, ricordi? Stiamo andando in vacanza! Papà, ascolta, mi è appena venuta un'idea! Quale? Gastone potrebbe venire con noi in vacanza! Oh, certo! A me sembra un'ottima idea! No! Questa è una vacanza di famiglia. Ma Gastone è della famiglia. Dove stiamo andando? Non credo che accettino gli animali. Li accettano. Beh, Gastone non verrà. E questo è quanto. Oh. E ora, per la milionesima volta, Ben, va in camera tua a preparare i bagagli. Sì, papà. Andiamo, Ben, ti aiuto io a farli. Le fate sono bravissime a preparare i bagagli e io sono una fata. Ti aiuto anch'io. Allora, cosa devo mettere in valigia? Forse la cosa più semplice è metterci tutto quanto. Quindi anche la palla, giusto? Tu vorresti giocare, vero Gastone? Prendila! Bella presa! Gastone è bravo a giocare a palla. Mi raccomando, quando saremo a casa dei nonni, non toccate niente che possa sembrare magico. Sì, mammina. Ricordate, la magia dei nonni può essere pericolosa. Sì, papà. Sono curioso, com'è nonno Cardo? Com'è nonno Cardo? Oh, è completamente matto, Ben. Qualunque cosa accada, non chiedetegli mai dei suoi hobby. Sì, papà, papà, papà. Ultima fermata, il castello dei nonni. Prego, scendere! Oh. Wow, un castello sulle nuvole! Suona il campanello. No, Ben, non toccarlo. Voi non toccate niente, ora ci penso io. Oh, sembra sia un normale campanello questa volta. Di solito qualcosa salta... Salve, sono Surprezius, il ragno. Salve, madre. Oh, quindi mi hai riconosciuta. Ciao, nonnina. Mie care, care bambine. Salve, nonna Cardo. Ciao, Ben. Benvenuto alla mia grande festa. Oh, Cedric. Oh, ciao, Millicent. Entriamo in casa, miei cari. Ci divertiremo come pazzi. Ha un arcobaleno dentro casa. È fantastico. Sì, gli arcobaleni sono molto meglio delle scale. A meno che non cambi il tempo. Oh, cielo! Sembra stia arrivando un temporale. Oh, magari potresti mettere delle scale normali un giorno o l'altro, madre. Cosa? Scale normali? E dove sarebbe il divertimento? Qualcuno vuole un dolce magico? Questi dolci sono straordinari. Prendila, Barnaby! Tocca a te, Fragolina! Tocca a te, Ally! Wow! Che cosa è successo? Io non lo so! Il rumore veniva dalla vecchia miniera dei nani! Ma la miniera dei nani non è vuota! Sì, lo credevo anch'io! Io sento delle voci! Ascoltate! Wow! Che gran colpo! Forse è meglio che gli adulti lo sappiano. Vecchio saggio elfo, ci sono dei rumori nella miniera. Nella miniera? Ma quale? Nella vecchia miniera dei nani. Non sareste dovuti entrare lì dentro, è molto pericoloso. Ma noi non ci siamo entrati, abbiamo solo sentito un grande colpo. Sì, e la terra ha tremato un po'. Wow! Come adesso? Oh no, vuol dire che i nani si sono svegliati. Come svegliati? È così, perché all'interno della miniera c'erano soltanto nani addormentati.
Infatti, stavano dormendo da anni e anni. Però, se si sono svegliati, avranno ricominciato a scavare. E per quale motivo scavano? Per trovare delle pietre preziose, oro, diamanti, gemme, tutto! Ma il rumore di chi scava non è forte come quello di un'esplosione! Se sono i nani a scavare, lo è! Questo perché causano davvero delle esplosioni sottoterra! E poi scavano fra le rocce frantumate! Loro scavano, scavano e scavano e scavano e scavano! Sì, grazie, signora Elfo! Continuano a scavare finché non sono troppo stanchi e si addormentano di nuovo. Loro dormono e dormono e dormono. Ma come sono fatti i nani? Sono grandi, molto più di noi. Sì, i nani sono enormi. Ci aspettano momenti difficili. Potrebbero mettersi a scavare per tutto il piccolo regno. Non possiamo farli sparire. No, la magia delle fate sui nani non funziona. C'è un modo per potersi liberare di loro. Prendiamo tutte queste pietre preziose. No, no. Sgattaioliamo dentro la miniera e poi le seppelliamo a grande profondità. Oh, e così scavando i nani le troveranno. Saranno molto felici e smetteranno di scavare. Giustissimo. Ottimo piano. Ok, se ne occuperà Tata Susina, va pure. Ma l'ho ideato io il piano. Come volete, potete occuparvene entrambi. Vi ringrazio, Vostra Maestà. Ma sarò io a capo dell'operazione. La cosa importante è seppellire il tesoro molto in profondità. Avete capito? Come facciamo ad entrare nella miniera? Con il carrello. Bravo, Ben. Aspettatemi. Miniera dei nani, stiamo arrivando! Quanto è profonda questa miniera? Molto, moltissimo! Tenetevi ben saldi adesso! Oh no! Scava, 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 sottoterra c'è un gran tesor, cerchiamo diamanti, cerchiamo dell'or. Scava, 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 scava. Come faremo a nascondere il tesoro con tutti questi nani in giro? Ho trovato, sono brava a imitare le voci, questa è del nano capo. Coraggio ragazzi, continuate a scavare. È una splendida idea. Ascolta adesso. Fermatevi ragazzi, pausate! Pausate! Come vuoi capo! Le chiavi della macchina, devo portarle giù? No, buttale pure, le prendo io. Se lo dici tu. Gastone ha preso al volo le chiavi. Gastone è bravo a prendere le cose anche col collare addosso. Sì, molto bravo Gastone. Ora ridammi le chiavi, per favore. Le ha ingoiate. Sì, sono nella pancia di Gastone adesso. La signora Elfo! Ma ha ingoiato le chiavi dell'auto e ora dobbiamo riprenderle! Hai la tua bacchetta magica, Holly? Certo, signor Elfo! Bene, usa la magia per rivoltare Gastone al contrario! Cosa? Sa, non sono sicura che sia una buona idea! Dobbiamo riportarlo subito dal veterinario! Lei sistemerà tutto! Forza allora, andiamo! Ciao, Gastone, non pensavo di rivederti così presto. Che cosa è successo? Ha ingoiato le chiavi della mia auto. Tranquillo, Gastone, ora vediamo un po'. Molto bene, ottimo, ottimo. Ho delle splendide notizie per voi. Sì? L'antenna di Gastone va meglio. Eh? Quindi possiamo togliere il collare. Urrà! Ed ecco un altro adesivo. Sei stato di nuovo molto coraggioso. È tutto molto bello, commovente, eccetera. Ma come faccio a riavere le mie chiavi? Oh, certo, ok, vediamo se riesco a trovarle. Diamo un'occhiata nella parte anteriore. Qui non c'è niente. Ora in quella posteriore. Niente neanche qui. Vediamo in mezzo. Farò una radiografia. Non ti muovere. Eccole lì. Le sue chiavi.
Certo, questi sono dolci magici delle fate. Mamma, perché non facciamo anche noi dolci come questi? Perché non c'è alcun bisogno di fare tutto con la magia, cara. Io non capisco. È come se i vostri genitori pensassero che la magia si esaurisca quando la usi troppo. Cedric, tu non l'hai avuto. Non vuoi assaggiare un dolce magico? Oh, beh, proviamo. Oh, Millicent, sto volando! Tirami subito giù! Oh, va bene, se proprio insisti. La magia rischia sempre di metterti nei guai. Eppure una volta ti piaceva tanto la magia. Da allora è passato molto tempo e nessuno di loro ha visto com'ero, grazie al cielo. Oh, credo di avere alcune vecchie foto da qualche parte. Vecchio saggio elfo, quindi ti piaceva la magia? Vedi, a quei tempi non ero ancora il vecchio saggio elfo. Ero solo un giovane elfo incosciente. Quanto ci divertivamo e tu semplicemente adoravi la magia. Sì, ma quello era prima del terribile incidente dei gattini scimmia. Oh, i gattini scimmia! Wow, che cosa sono? Se non sbaglio dovrei avere una foto. No! Oh, va bene, un'altra volta allora. Adesso è il momento dei giochi, bambini. Urrà! L'ultima volta non abbiamo finito di giocare a nascondino e non abbiamo mai trovato vostro nonno. Si sta nascondendo ormai da un anno. Sul serio? È stato nascosto per un anno? Già, nonno Cardo prende i giochi molto seriamente. Lo troveremo, vedrà. Sì, non preoccuparti. Nonno, dove sei? Ma dove si è nascosto? Quello cos'è? È un albero di scarpe! Wow! Non possiamo farli sparire! No, la magia delle fate sui nani non funziona. C'è un modo per potersi liberare di loro. Prendiamo tutte queste pietre preziose. No, no! Sgattaioliamo dentro la miniera e poi le seppelliamo a grande profondità. Oh, e così scavando i nani le troveranno. Saranno molto felici e smetteranno di scavare. Giustissimo! Ottimo piano. Ok, se ne occuperà Tata Susina, va pure. Ma l'ho ideato io il piano. Come volete, potete occuparvene entrambi. Vi ringrazio, Vostra Maestà. Ma sarò io a capo dell'operazione. La cosa importante è seppellire il tesoro molto in profondità. Avete capito? Come facciamo ad entrare nella miniera? Con il carrello. Bravo, Ben. Aspettatemi. Miniera dei nani, stiamo arrivando. Quanto è profonda questa miniera? Molto, moltissimo. Tenetevi ben saldi adesso. Oh no! Oh, il mio stomaco! Oh! Scava, 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 sottoterra c'è un gran tesor, cerchiamo diamanti, cerchiamo dell'or. Scava, 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 scava. Come faremo a nascondere il tesoro con tutti questi nani in giro? Ho trovato, sono brava a imitare le voci, questa è del nano capo. Coraggio ragazzi, continuate a scavare. È una splendida idea. Ascolta adesso. Fermatevi ragazzi, pausate. Pausate. Come vuoi capo. Flopsy, è il mio animaletto! Papà l'ha preso in prestito! Lo faccia di nuovo! Sì, lo faccia di nuovo! Ah, non posso, Lucy ha soltanto un coniglietto! Oh, forse ha bisogno di un piccolo aiuto! No, ferma, fragolina! Coniglio, coniglio, coniglio! Oh, un altro coniglio! Conigli, conigli, conigli! Ed eccone un altro! E ancora un altro, e un altro, e un altro ancora! Tanti uccellini! Tanti uccellini! Oh, degli uccellini! Ma da dove sono saltati fuori? Dal suo bellissimo cilindro! Smettila subito, fragolina! Ma devo ancora far comparire la gelatina magica! Non è una festa se manca la gelatina magica! Ottimo! Non ci sono più animaletti nel cilindro! Gelatina magica! Oh, gelatina! Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Sembra che i
bambini si stiano divertendo. Ecco, arriva il cibo! Abbiamo dei sandwich, delle tortine, della gelatina. Oh, vedo che qui c'è già la gelatina. Sì, a dire il vero è apparsa magicamente. Dov'è Gastone? Oh no, è sulla torta di compleanno. Eccolo, eccolo! Cattivo Gastone, vieni qui. È intrappolato nella glassa. Non preoccuparti, amico, veniamo ad aiutarti noi. Oh, anch'io sono intrappolato. Anch'io sono intrappolata. Anch'io, aiuto. È in arrivo la torta. State immobili. Fingetevi dei giocattoli. Tanti auguri di buon compleanno, Lucy. Adesso, tesoro, spegni le candeline. Dovrà soffiare molto forte per riuscire a spegnere tutte le candeline, giusto? Wow, ma quello è un disco volante! Ciao, Holly! Sono io, Zyros, dal pianeta Pong! Oh, ciao, Zyros! È un piacere rivederti! Cos'è questo rumore? C'è un'invasione aliena in corso? No, lui è il nostro amico Zyros dal pianeta Bong. Sono venuto qua giù per chiedere un aiuto all'uomo saggio. All'uomo saggio? Devo essere io. No, caro, credo si riferisca al vecchio saggio. Oh, certo, Mister Furbizia vive nel grande albero degli elfi da quella parte. Grazie, allora ci andrò subito e chiederò di Mister Furbizia. Guardate, è Zyros l'alieno! Ciao! Ciao, Ben, l'elfo! Sto cercando un uomo che viene chiamato Mister Furbizia! Deve trattarsi del vecchio saggio elfo! Qualcuno per caso ha fatto il mio nome? Oh, caspiterina, gli alieni! Ci serve il tuo aiuto, Mister Furbizia! Ma naturalmente farò tutto quello che posso! È proprio vero che tu puoi risolvere qualunque problema? Certo, io posso risolvere qualunque problema! Tempo fa, il nostro pianeta era un pianeta meraviglioso. Aveva molte piante e noi eravamo sereni. Avevamo tutto quello che ci serviva ed eravamo circondati da splendidi fiori. Lavoravamo felici nelle nostre fabbriche e ogni cosa era perfetta. Proprio una bella vita. Sì, infatti lo era, ma adesso fa troppo caldo e le piante purtroppo non crescono più. Oh, ma che peccato! Quindi vogliamo che tu ci aiuti a riportare in vita tutte le piante e che trovi il modo per far tornare il pianeta rigoglioso come un tempo! Ti prego, Mister Furbizia, fa crescere le piante subito! Dunque, ho riflettuto molto a lungo su questo problema e sono arrivata alla conclusione che io, Mister Furbizia, ho una soluzione. Ottimo! Quindi, senza ulteriori indugi, passerò la palla alla mia preziosa aiuto fata qui presente. Io? Sì, ora fa apparire le piante, per favore. Oh, va bene. È davvero bellissimo, grazie! È stato un piacere. E ora puoi farne crescere altri su tutto il pianeta. Cosa? Su tutto il pianeta? Certo! Ma sono solo Tata Susina, non sono certo un famoso esperto botanico interplanetario. Vuoi dire che sai fare questo e basta? Sì, non è facile creare un fiore, ha moltissime sfumature. Oh, quindi, Mister Furbizia, la verità è che tu non sei in grado di salvarci. Ecco, no. Ti ringrazio per averci provato. Così il pianeta Bong non sarà mai più ricco di vegetazione e meraviglioso come un tempo. Aspettate un attimo! Alle piante serve acqua per crescere! Sì! Allora se ci fosse moltissima acqua potreste avere anche moltissime piante! Certo! Quindi ci basta soltanto riuscire a far piovere! Questo lo so fare! La pioggia è più semplice delle piante! È solo un po' d'acqua! Allora ti prego, fa scendere la pioggia! Bacchetta magica, ti chiedo un favore! Ci serve dell'acqua! Fa piovere per ore! Non sta succedendo niente! La magia non ha funzionato! Sì, ha funzionato! Guardate! Nuvole! Sì, ce ne sono moltissime! E le nuvole portano... pioggia! Sta piovendo!
dam di dam di du. Che strano, chi c'è nella mia cucina? La regina, sta facendo dei dolci! Sì, tata Susina, vuoi forse assaggiarne uno? Più tardi, maestà! Dolci! Dolci! La regina prepara dei dolci! Lo so! Dobbiamo subito lasciare il paese! Preparate i bagagli, fate presto! I dolci della regina non possono essere così cattivi! Sono peggio che cattivi, sono... Prima infornata! Chi vuole assaggiare i miei meravigliosi dolci? Ho fatto dei brutti e buoni, torta al cioccolato e caramello e pan di zenzero. Sembrano deliziosi, in effetti sembrano troppo buoni per mangiarli. Tu non li vuoi assaggiare, lo so, perché pensi che non siano buoni. No, 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 io non vedo l'ora di assaggiarli. Prova un brutto e buono. Oh! Hai appena detto oh! No, ho detto oh! Quindi è buono? È disgustoso, voglio dire... È delizioso, ma magari lo metto da parte per dopo. Assaggia la torta al caramello. Non tocca a qualcun altro adesso? Quindi non vuoi la mia torta al caramello? Ma certo che la voglio. Che cosa ne pensi? Ti piace? Sì. È tutto a posto, papino? Ho la bocca incollata. Che cosa ha detto? Ho detto ho la bocca incollata. Oh, credo abbia la bocca incollata. Oh, è stato davvero orribile. Trovi che la mia torta sia troppo appiccicosa, non è vero, tesoro? Tu la odi? No, no, ma certo che no, mia cara. È meravigliosa. Ottimo. Vuoi un biscotto di pan di zenzero? Inzuppalo nel caffè, lo renderà morbido e squisito. Salve, Vostra Maestà! Oh! Sono la strega Wendy! Oh, salve, strega Wendy! Faremo una sfida fra streghe e abbiamo bisogno di qualcuno di importante e molto saggio che faccia da giudice! Eccomi qui, sono molto importante e saggio! Se la signora strega non vincerà, dovrà lasciare il nostro piccolo regno, purtroppo! Papino, tu dovrai fare in modo che la signora strega vinca! Mi dispiace, Holly, ma sono il giudice e dovrò essere imparziale e obiettivo! C'è una prima volta per tutto. Quando comincerà la sfida? A mezzogiorno in punto. Non ho alcuna speranza contro la strega Wendy. Non partecipo ad una sfida tra streghe da moltissimi anni. Cosa succede in una sfida tra streghe? C'è la competizione di magia, la cavalcata delle scope e la gara di marmellate. Bene, la tua marmellata sembra buona. Vedete, ho perso il mio tocco. La marmellata di strega dovrebbe essere orribile. Non si preoccupi, l'aiuteremo noi a renderla orribile. Forse se ci mettesse della bava di lumaca. Bava di lumaca, sì, potrebbe andare. E anche popò di topo? Sì, la renderebbe davvero disgustosa. Lo vedi? Puoi riuscire a vincere. Adesso proveremo la cavalcata della scopa. Non cavalco la mia scopa da tanti anni. Ho paura di aver dimenticato come si fa. Andiamo, forza, vieni giù. Oh, vieni qui, brutto pezzo di legno. Oh, mamma mia. Proviamo con le magie. Signora strega, lei era la più veloce lancia magie del West. Signora strega, trasforma in rane questi barattoli. Oh, io ci sto provando, ma non ci riesco, è inutile. Dobbiamo solo scendere le scale. Le scale? Sì, ci sono delle scale segrete nel piccolo castello che scendono tanto, tanto, tanto. Oh! Le scale partono da un'entrata segreta qui in cucina. Dobbiamo solamente premere questo grande pulsante. Oh, mi chiedevo a cosa servisse quel tasto. Ho costruito le scale quando ho edificato il piccolo castello e allora mi sono chiesto perché le scale devono condurre solo alle segrete, perché non al centro della terra? Lei è un po' matto, vero? No, non sono matto, sono solo completamente svitato. Guardate, ci sono delle scritte sul muro. Questa è scrittura runica, i nani utilizzano questo alfabeto. Cosa c'è scritto? Tata, sei in grado di tradurre?
c'è scritto: queste scale vi condurranno al centro della Terra e arrivati in fondo vedrete i dinosauri. Cosa? Parla davvero di dinosauri? No, quello l'ho aggiunto io, ma i dinosauri ci saranno, ne sono sicura. Oh. Nonno, siamo quasi arrivati. No, Olly, dobbiamo superare le radici delle piante, i tubi di scarico, le caverne dei ragni giganti. È un lungo viaggio fino al centro della Terra. Quindi all'incirca quanti gradini mancano? 48 milioni di trilioni di migliaia. Oh no, i piedi cominciano già a farmi male. Ecco perché ho fatto installare questo ascensore. Apertura porte. Tenetevi forte, mi raccomando, l'ascensore scende piuttosto velocemente. Chiusura porte. Discesa. Oh, il mio stomaco! È divertente! E come? Centro della Terra. Apertura porte. Adesso vi andrebbe di mangiare qualcosa? Sì, grazie! Questa macchina può preparare qualsiasi cibo o bevanda che desideriate! Posso avere un'aranciata, per favore? Certo! È squisita! Posso avere un sandwich al burro di arachidi, banana e prosciutto? Certo! È sorprendente! Può fare anche la gelatina? No! Crea qualsiasi cibo che esista in tutto l'universo, ma non la gelatina! Ed è un vero peccato, perché a me piace da impazzire! Tranquillo, posso farla apparire io! Tatasugina! Cosa? Un po' di gelatina non farà del male a nessuno! Gelatina magica, grazie! Oh, ma qui ce n'è troppo poca! Io voglio mangiare tantissima gelatina! Ok, gelatina magica allora! Ancora, ancora, ancora! Inondazione! Un'inondazione di gelatina in una cabina pressurizzata di un'astronave. Tata, questa volta hai superato te stessa. Grazie, vecchio saggio elfo. La gelatina magica è davvero squisita. Cos'è stato? Stiamo rallentando. Il motore si è fermato. Come mai? Te lo dico io come mai, perché adesso è pieno di gelatina magica. Oh! Alla deriva nello spazio infinito! Resteremo bloccati qui per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre! Non rimarremo bloccati qui per sempre! Oh, davvero? No! Noi abbiamo Mr. Furbizia! Riparerà lui il motore! Beh, ecco, io... Apro subito il portellone! Certo, sono venuta qui apposta e poi ti ho già aiutato a riparare il disco volante. Sì, ma ora ci aspetta un compito più difficile. Quanto difficile? Tanto. Siamo arrivati! Ecco il pianeta Bong! Wow! Il pianeta Bong è ricoperto di sabbia e fa caldo! Perfetto per una bella vacanza. Stiamo andando nel suo interno. Sono di nuovo a casa, amici! E ho portato con me Mr. Furbizia, che salverà il nostro pianeta! Ed ecco il grande capo del pianeta, Bong! Lui è qui per festeggiare l'arrivo di queste persone così importanti! Buongiorno! È minuscolo! Sì, qui sul pianeta Bong, più invecchiamo e più diventiamo piccolini! Buongiorno! Chi è stato? Giù, paparino! Oh, buongiorno! Buongiorno! Salutatelo tutti, forza! Il nostro grande capo è piuttosto anziano e vi assicuro che per voi è un grande onore avere la possibilità di conoscerlo! Dai, salutalo, Gastone! Gastone si è mangiato il grande capo! Cattivo, Gastone! Non si fa! Sputa subito il grande capo! Ci dispiace terribilmente, purtroppo non è stato addestrato. Già! Visto che siete nostri ospiti, la banda suonerà un brano per darvi il benvenuto! Cos'è questo rumore assordante? Quando cominciano a suonare la melodia? Quello che sentite è il nostro inno nazionale!
splendido, è così armonioso. Chi ha mangiato quelle cose tremende? Mangiato? Nessuno, vostra maestà? Quindi perché ne volete ancora? Questi dolci sono perfetti come materiale da costruzione. I brutti e buoni sono dei mattoni molto resistenti. Già, li mettiamo insieme usando la torta al caramello super appiccicosa. E poi i biscotti di pan di zenzero super idrorepellenti sono delle ottime tegole. Fantastico! Ma ovviamente non lo dovrete mai dire alla regina. Mai dire cosa alla regina? Oh, signora Fico, ha ricostruito la scuola, quindi ha raccolto abbastanza soldi vendendo i miei dolci? Diciamo soltanto che i vostri dolci hanno risolto la situazione. Sì, tre urrà per la nostra regina. Hip hip, urrà! Hip hip, urrà! Hip hip. Un momento, questi mattoni sembrano i miei biscotti o sbaglio? Sì, ecco. Questo cemento sembra proprio la mia torta. Questa è la mia torta. Oh no! Almeno non si è accorta di cosa è fatto il tetto. E le tegole sono i miei biscotti di pan di zenzero. Non avete voluto mangiare i miei dolci. Beh, non erano fatti per essere mangiati. Non è così, cara? Non se si vuole sopravvivere. Ero convinta che tutti amassero i miei dolci, ma non piacciono a nessuno. Non li avrei mai preparati se solo l'avessi saputo. Ma se tu non avessi preparato i dolci, non avremmo potuto ricostruire la scuola. Holly ha ragione. È solo grazie a voi, maestà, se la nostra scuola di magia è di nuovo in piedi. Già, è così, suppongo. Un urrà per la regina! Urrà! In effetti ci servirebbero ancora dei biscotti per finire il comignolo. Se non vi dispiace prepararne degli altri, potreste fare qualche mattone per la mia casa. Io vorrei fare un patio. Fate piastrelle da esterni? Beh, immagino che potrei farlo. È mezzogiorno in punto. Che la sfida fra streghe abbia inizio. Evviva! Prima prova le marmellate. Perché guardano tutti me? Perché sei il giudice, caro. Stanno aspettando che assaggi le marmellate delle streghe. Oh, che c'è dentro? Lumaconi, soprattutto lumaconi con un pizzico di uova di ragno per renderla croccante. Questa è la cosa più disgustosa che io abbia mai assaggiato. Vi ringrazio. Adesso tocca alla mia vostra maestà. Sì. Perché devo divertirmi solo io? Non può farlo qualcun altro? Papà, sei tu il giudice e per giudicare devi assaggiarle entrambe. Oh, sì, hai ragione. Che fortuna! Le marmellate sono ugualmente rivoltanti, quindi credo che dichiarerò un pareggio. E adesso la cavalcata delle scope! Hi-ha! È molto brava, purtroppo. Oh! Ora è il turno della signora strega. Oh, 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 oh! Grande, almeno è in sella. Hi-ha! Hai visto, sta cavalcando ed è bravissima. Oh! E anche per la cavalcata delle scope dichiaro un pareggio. Eccoci qua, al centro della Terra. È enorme questa caverna. Piena di alberi e funghi giganteschi. Già, è proprio come in TV. Beh, forse manca qualcosa. I dinosauri. Eccone uno. Oh. Vedete? La televisione non sbaglia mai. Ma adesso che siamo qui, come troviamo la signora Fotheringill? Gastone può annusare le sue scarpe. In questo modo riuscirà a trovarla. Geniale, Ben! Trova la signora Fotheringill! Bravissimo, Gastone! Chissà quando incontreremo la tribù perduta. Tribù perduta? Oh, che sciocchezza! Wow! Guardate là! La tribù perduta! Ve l'avevo detto! Ci sono elfi e fate proprio come noi! Dove andate? Chi transita qui per le nostre terre? Viaggiatori provenienti dalla superficie della Terra Maestosa.
Vi do il benvenuto, abitanti della superficie. Noi vi ringraziamo, oh potente signore del sottosuolo. Tata, perché stanno parlando in quel modo strano? In televisione parlano così. Lasciate che vi porga i miei omaggi. In realtà siamo venuti a cercare la signora Fotheringill. Ah, quella che noi chiamiamo maestra. Sì, deve essere lei. Buongiorno, bambini. Il mio nome è signora Fodering... Salve, signora Fotheringill! Oh, buongiorno, come va? Siamo venuti a salvarla, signora! E le abbiamo portato le sue scarpe! Oh, le mie scarpe! È bello indossarle di nuovo! Qua giù è tutto molto rilassante e piacevole, un po' come una vacanza, ma sono veramente felice di poter tornare a casa mia, lassù nel mio mondo! Mia maestra! Mia maestra! Ah, Daisy, Poppy! Benvenuta a bordo. Qual è il mio compito? Dovrà solo restarsene lì ed essere bella. Oh. E ora navighiamo verso la fine dell'arcobaleno, alla ricerca della pentola d'oro. Arr. Grandi nuvole in arrivo. Non riesco più a vedere l'arcobaleno. Non importa, continua a seguire la rotta. Ed ecco il tuono. E che tuono? Oh cielo, torniamo a casa? Torniamo a casa, ma l'avventura è appena cominciata. Lei come riesce a stare fermo, capitano? Oh, dovete soltanto abituarvi alle onde, ecco tutto. È una fortuna che nessuno di voi abbia il mal di mare. Il mio stomaco. Tata Susina, sei diventata verde. Uomo fuori bordo! Intendevo dire donna fuori bordo! Aiuto! Afferri questo salvagente! Sono caduta in mare! È stato un vero incubo! Forse i marinai hanno ragione! Porta davvero sfortuna avere una donna a bordo! Porta sfortuna alla donna! Voglio scendere da questa barca dondolante e tornare subito sulla terraferma, è chiaro? Guardate, uno scoglio! Proprio davanti a noi! Ah, è un'isoletta! Ah, è così bello stare finalmente su qualcosa che non si muove! Barbarossa, normalmente le isole hanno le pinne? Di solito no! Per caso hanno gli occhi? Quasi mai! È piacevole essere di nuovo sulla terra! Mi sembra divertente vivere un'avventura. A noi piacciono le avventure. Signor Elfo, possiamo esplorare la natura selvaggia? Questo non dipende da me, dipende dal grande gufo. Oh, va bene, seguitemi bambini e nonne. Ok, siamo arrivati, stiamo per vivere un'avventura. Che si fa ora? Dunque, adesso dovreste procurarvi del cibo. Come facciamo a trovarlo all'aria aperta? Grande gufo, perché non mostri ai bambini come si fa a cercare del cibo all'aria aperta? D'accordo, da questa parte seguitemi. Si accorgeranno che non è facile trovare del cibo nella foresta. Ecco fatto, lo abbiamo trovato subito. Del gelato! Del gelato? Sì, li distribuisce quel camioncino laggiù. Ma così non vale! Senta, ci ha detto di cercare del cibo e noi lo abbiamo fatto. Non cambi le regole a questo punto. Le ho preso un variegato al lampone, signor Elfo. Ok, lasciamo perdere la ricerca di cibo. Qualcuno di voi, per caso, sa come costruire una capanna? Oh, io ho portato la mia tenda. Guardate che forza. Ecco fatto. Ci sono 4 camere da letto, un grande bagno, la televisione e persino la cantina. Oh, è davvero fantastica! La miglior tenda del mondo! Non possiamo dormire qui dentro! Perché no? Che c'è di male nello stare comodi quando si è in vacanza? Questa è un'avventura, non è certo una vacanza! Costruiremo una capanna con 2 ramoscelli e una foglia. Si sistemano i 2 ramoscelli in questo modo ed ecco, in un battibaleno, cosa abbiamo ottenuto? 2 ramoscelli e una foglia. Dov'è il letto? Si può dormire sul terreno. L'erba ci farà da letto, morbida e confortevole. Perché se si può dormire nella mia tenda castello? Lei non ha lo spirito giusto. Volpacchiotti, volete vivere una vera avventura? Sì!
Allora, cosa fa per tutto il giorno il vecchio saggio? Ho una lista dei suoi lavori. Si comincia dalla fabbrica dei giocattoli. Buongiorno a tutti, io sono il vecchio saggio elfo. Non preoccupatevi, è soltanto per oggi. Oh, capisco. Ecco, vecchio saggio elfo, la macchina blobbosa si è rotta. Tu puoi ripararla? Non ci vorrà che un secondo, è il momento di usare la magia. Le mie orecchie si stanno agitando. Tata Susina sta usando la magia. Pronto? Niente magia! E va bene, non ti innervosire così. Tata, tu sei il vecchio saggio elfo oggi, l'hai dimenticato? Oh, è vero. Come aggiusterebbe la macchina blobbosa? Penso che le darebbe un calcio. Ok, ci provo. Aiuto, la macchina da imballaggio si è bloccata. Vuole che le dia un calcio? Oh, sì, grazie, vecchio saggio elfo. La macchina per verniciare è rotta. Oh, il piede comincia a farmi male. Oh. Vecchio saggio elfo. Io sono Tata Susina per oggi, vostra maestà. Non è che avete la lista dei suoi lavori, per caso? La lista dei lavori? Non credo ne abbia una. Alla tata non piacciono le liste. Perché non comincia con il lavare i miei calzini? Va bene, allora li porto subito giù in cucina. Oh, le scale adesso vanno verso l'alto, ma prima andavano verso il basso. È assurdo! Sì, perché sono magiche. Alle scale piace molto cambiare. La stanza le annoia e così loro si muovono. Il water è finito sul tetto una volta. Sì, è stato buffo. Ma ora come faccio a scendere in cucina? Devi dire alle scale che vuoi andare giù. Avete fatto un ottimo lavoro, il castello è perfetto. Dov'è il cibo, Tata Susina? Arrivo subito. Ho preparato degli spaghetti alle vongole con olive e tartufi. Ma che delizia! Questi piatti sembrano squisiti. Meglio delle solite pietanze che prepari per me. Certo, perché avremo Re Leopoldo questa sera a cena. Oh. Avete tutti quanti una bandiera da sventolare, bambini? Sì, eccola qui! Perché non le sventolano mai per me? Perché? Sì, lo so, perché io non sono Re Leopoldo. Ci vuole della musica. Dov'è la banda? Eccoci qua. Ci siamo esercitati per tutto quanto il pomeriggio. Ottimo. Starà per arrivare. Andate a sedervi ai vostri posti. Ascoltate, sento dei passi. Sta arrivando qualcuno. Urrà! 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 Sta arrivando! Cominciate a suonare subito, bambini! Buongiorno a tutti. Buongiorno! È un piacere vedervi. Deve andarsene subito. Stiamo aspettando una persona molto importante, un VIP. Oh, davvero? E chi è questa persona? È Re Leopoldo. Ma sono io. Oh, lei? Come, lei è Re Leopoldo? Non posso crederci, è un vero re. Oh, certo. E dov'è la sua corona? La tengo nascosta sotto il mio cappello. Perché non ce l'ha mai detto prima d'ora? Oh, a me non piace affatto vantarmi per queste cose. Non le piace vantarsi per queste cose? Ha spedito a tutti delle lettere pompose per annunciare la sua presenza. Sì, perché quando arrivo in un posto all'improvviso, di solito le persone si arrabbiano e poi mi mandano via. Invece, se spedisco una lettera e mi annuncio come Re Leopoldo, sono il benvenuto e ottengo un invito a cena. Beh, la prima volta di solito funziona. Sembra che sia un'altra nave. Corpo di mille balene, quella che vedete è la nave del mio amico, Capitan Spigola. Ehi, voi di bordo, Capitan Spigola! Strano, sul ponte non c'è nessuno. E c'è un grande silenzio. Ehi, laggiù, c'è qualcuno? Rispondi, amico mio. Guardi, c'è del cibo sul tavolo. È ancora caldo. Eppure qui non c'è nessuno. Il cibo è sul tavolo, ma la nave è deserta. Questo sì che è un bel mistero. Oh. Nessuno potrà mai venire a sapere che cosa è successo al povero vecchio Capitan Spigola. Questo è un mistero che non sarà mai risolto. Qui c'è un biglietto. Vado a seppellire il tesoro, torno tra 5 minuti. È già risolto, allora. Quindi dove pensa che sia Capitan Spigola adesso? Dove seppellireste un tesoro qui intorno? Alla fine dell'arcobaleno! La pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno!
Deve essere il tesoro che ha sepolto Capitan Spigolo. Venite, andiamo a cercarlo. È il problema di ogni arcobaleno. Più si cerca di raggiungerlo, più quello si allontana. Sì, ma c'è un modo per arrivarci. Bisogna volare. Volare? Ma lei è un elfo, quindi non ha le ali. Già, ma sono un elfo con un pappagallo. Va, pezzo d'otto! Ciurma, tutti in sella! Wow, stiamo volando sull'arcobaleno! È un po' come sulle montagne russe. Oh, il mio stomaco! Qui! È la fine dell'arcobaleno! E lì c'è la pentola d'oro! E guardate, c'è anche Capitan Spigola, che sta seppellendo il tesoro. Gastone! Ha portato il vecchio lupo grigio. Ah, sono molto contenta di vederti, vecchio asino grigio. Io sono il vecchio lupo grigio. E poi devi anche aggiungere... Ok, ahuu! Qual è il tuo piano, vecchio lupo grigio? Ahuu! Hai portato l'elicottero degli elfi per trarci in salvo? Oppure una squadra del pronto intervento elfi per farci scendere dalla montagna? A dire il vero, mi sono messo in viaggio senza prima fermarmi a riflettere. E inoltre voi siete un po' più lontano di quanto pensassi. Quindi hai deciso di venire fin quassù tutto da solo e non hai nemmeno ideato un piano? Sì, è così, più o meno. Non è che per caso potresti usare la magia? Mi piacerebbe molto, ma lui ha buttato via la mia bacchetta. Oh, ecco perché ho trovato queste due cose ai piedi della montagna. Ah, quanto è bello averti di nuovo qui con me. Ascolta, se non ti dispiace, potresti riportarci a casa ora? Lo faccio in un attimo. Urrà! È stata davvero una splendida avventura. Grazie, grande gufo. Tweetahoo! Dovreste ringraziare il signor Elfo, l'idea è stata sua. Grazie, signor Elfo. Grazie, papà, è stato fantastico. Oh, oh, tutti voi volpacchiotti avete guadagnato i distintivi per l'avventura. Ha ragione, distintivi per l'avventura per tutti quanti. Grazie, vecchio lupo grigio. E per aver chiamato i soccorsi a nome dei volpacchiotti nel momento del bisogno, uno di voi ha guadagnato il distintivo per il salvataggio. Scusa, ma chi è? Gastone, naturalmente. Gastone alla riscossa! Scale, voglio andare giù. Deve anche pronunciare le parole magiche. Quali parole magiche? Abracadabra? No, per favore. Oh, per favore, voglio andare giù. Grazie molte. Perfetto, adesso mettiamo questi calzini sporchi dentro la lavatrice. Come faccio ad accenderla ora? Questa è una lavatrice magica, devi soltanto parlarle. Ok. Ascolta, lavatrice magica, lava i calzini subito! Pronuncia la parola magica. Per favore! No, abracadabra. Oh, abracadabra! Caspiterina, è più complicato di quanto pensassi. Allora, Ben, cosa farebbe il vecchio saggio adesso? Il suo prossimo lavoro è alla scuola degli elfi. Buongiorno, bambini. Ma dov'è il vecchio saggio? Per quest'oggi sarò io il vecchio saggio elfo. La magia crea sempre tanti problemi. Dunque, qual è la lezione in programma? Noi dovevamo costruire un robot. Puoi chiedergli tutto quello che vuoi. Ok, dove mi trovo ora? Tu ti trovi sulla luna. Non è la risposta esatta. Prova ad alzare la voce. Ok. Dove mi trovo ora? Tu ti trovi sul fondo del mare. Come farebbe a ripararlo il vecchio saggio? Lui probabilmente smonterebbe questi ingranaggi e applicando le leggi della fisica e della meccanica cercherebbe di riassemblarli in modo da... Anche se avessi la minima idea di quello che stai dicendo, credi che sarei in grado di farlo? No. D'accordo, è l'ora della magia. Di-di-da-dam-di. Ah! Le mie orecchie si stanno agitando. Possiamo suonare adesso? Oh, certo! Re Leopoldo, ho il grandissimo onore di presentarvi la banda degli elfi e delle fate. Sono lusingato.
momento, scusatemi se vi interrompo, ma non ho potuto fare a meno di notare che tra gli strumenti avete un piano magico. Eccomi! Senza offesa, ma una musica delicata come quella che stavate suonando non si addice a un piano magico. È sprecato! Tu per caso conosci del rock and roll? Rock and roll è il mio secondo nome! Vecchio saggio elfo! Non è fantastico il rock and roll? Il rock and roll? Sono davvero desolato se la cosa vi deluderà, ma non mi piace neanche un po'. Allora lo prenderò come un sì. Adesso è il tuo turno, signor piano. Abibo padudadadudadu! Coraggio, vecchio saggio, si lascia andare. Se proprio devo, Bilbo Baduda, mi muovo a tempo di musica. Mille grazie a tutti. Oh, è stato divertente. Mi piace davvero molto stare qui insieme a voi. Oh, cielo, non ce ne libereremo per settimane. Questo gnomo re è una persona incredibile. Vorrei tanto che re Leopoldo venisse con noi e si trasferisse nel nostro castello. Io non vedo perché no. Basterà che gli parliate di torte e sarà tutto vostro. Che cosa ne dite, amico? Vi piacerebbe venire a stare da noi per qualche settimana? Avrete torti a volontà? Oh, se ci saranno delle torte, allora sono sicuro che rimarrò da voi per tutta l'eternità. Come volete, ma se dobbiamo navigare sarò io al comando, il che significa... Oh, che è una vacanza degli elfi, quindi niente magia. Evviva, andiamo in vacanza! Raggiungiamo subito l'oceano infinito! Sì, ma prima dobbiamo riuscire a superare il grande Barry. Forse si preoccupa troppo, signor elfo. Può anche darsi che non si faccia vedere. Oh, eccolo! È il grande e grosso Barry! Cosa facciamo? Cosa facciamo? C'è un'unica possibilità. Balti 2 è super veloce. Sta funzionando, signor Elfo. Siamo molto più veloci di Barry. Ce lo siamo lasciati alle spalle ormai. Ottimo, si è arreso. Urrà! Benissimo, signori, adesso si parte per il paradiso tropicale dove potremo nuotare tra i coralli. Noi in vacanza andiamo. E dove in vacanza andiamo? In un paradiso tropicale. Signor Elfo, è meraviglioso vederti finalmente tanto rilassato. Sì, adesso che Barry non può più minacciarci, riesco davvero a godermi appieno le vacanze. Siamo arrivati! Questo è il Mar dei Caraibi. Possiamo immergerci. Forte! Signora Elfo, si immerge anche lei con noi? Ah, non mi va adesso. Devo finire di leggere questo libro molto importante. Come vuoi. Ci vediamo più tardi. Capitolo 1. All'epoca ero una ragazzina e lavoravo come domestica per una famiglia molto ricca. Il padrone di casa era un uomo burbero e scontroso, con folti capelli neri e sguardo da duro. Non mi piaceva per nulla. C'è la neve lì dentro! E anche un modellino della Tour Eiffel! Già, è carina, non vi pare? Guardate adesso. Parigi sotto la neve. È quasi come essere lì. Ma questa palla come ci aiuterà a trovare Gastone? Ah, per questo ci vorrà un po' di magia. La neve sta scomparendo! Oh! Quella è la tana di Gastone! E quella è Gastone! La sfera di cristallo ci sta mostrando quello che ha fatto ieri. In questo modo scopriremo dove ora. È una grande idea, Tata! Non sono solo bella, sapete? Dove sto andando? Quella sono io, ieri, che do da mangiare a Gastone. Buongiorno, Gastone. La colazione è servita. Oh, sei affamato, eh? Cosa faresti se io non ti preparassi il cibo? Adesso dov'è che va? È arrivato al villaggio delle fate. Buongiorno, Gastone. È la mia mamma. La colazione è servita. Ha fatto colazione 2 volte.
Credevo di essere l'unica a dargli da mangiare. Ciao, Gastone! Adesso dove andrà? È al grande albero degli elfi! E quello è il vecchio saggio elfo! Ah, Gastone, non mi sono dimenticato di te! Ecco la tua colazione! Non ci posso credere! Sta facendo di nuovo colazione! Ah, e adesso chissà dove va! Non può fare un'altra colazione! Oh, quello è l'asilo! E quella è la signora Fotheringill! Ecco qui la tua zuppa, Susan! Susan! Su, ora mangia, Susan! Secondo i miei calcoli, questa è la quarta colazione! Credo che Gastone debba mangiare molto perché non fa che correre in continuazione! È rimasto solamente il fango. Se vuoi un bel giardino fiorito, non allevare galline. Oh, c'è ancora un piccolo fiore laggiù. Oh, i fiorellini teneri sono i loro preferiti. Ehi, che gallina impertinente. Se solo potessero vivere da un'altra parte. Oh, papà ha detto che vorrebbe avere una gallina al piccolo castello. Sì, in un certo senso l'ha detto. È vero, il re ha detto voglio avere una gallina. Sì, è perfetta come soluzione. Trasferiremo le galline al piccolo castello. Ok, attenzione, spostiamo le galline verso ovest. In sella, mandriani. Yohi! Mandriani? Ma voi state spostando dei polli. Dovreste chiamarvi pollami o qualcosa del genere. Mandriani suona meglio. Tata. Posso essere una mandriana? Certo che puoi, Holly. Ecco, prendi il tuo cappello. Si parte. Oh! Iha! Yahoo! Yahi! Yuppia! Ok! Hey! Non avrei mai pensato che spostare dei polli fosse così rumoroso. Le galline amano il rumore, ma dobbiamo stare attenti a non fare forti rumori improvvisi se non vogliamo provocare un fuggi-fuggi generale. Forti rumori improvvisi? Qualcosa come bang! Oh, gallina in fuga! Oh, vieni qui, da questa parte! Oh, stava per sfuggirci. Ora, per favore, basta rumori improvvisi. Sarà un lungo viaggio fino al piccolo castello. Galline nel west, galline nel west, col cari serragliamo, a ovest ce ne andiamo. Galline nel west, galline nel west. C'è qualcuno che piange. È una ragazza. Ciao, che cosa ci fai nel lago? Io vivo qui. Vivi nel lago? Certo, sono una sirena. Oh. Salve, mi chiamo Oceana. Ma perché piangevi? Ho perso il mio specchio. Deve essere quello che ha trovato Lucy, allora. E ora dov'è questa Lucy? È una bambina grande. Quindi, probabilmente adesso sta andando a scuola. Ciao, Lucy. Ci vediamo all'uscita. Ciao, papà. Oh, no. La gente grande non può vedere lo specchio di una sirena. È proibito. Sta tranquilla. Lucy non lo farà vedere a nessuno. Guardate, ho trovato questo specchio. È bello, eh? Fantastico, perfetto per il nostro mostra di mostra. Vieni qui davanti, Lucy, e fa vedere lo specchio a tutta la classe. Il mio povero specchio. Non riuscirò mai a riprendermelo, non posso camminare. Non preoccuparti. Ti riporteremo noi lo specchio. Oh, vi ringrazio. È ora di andare a casa, bambini. Ciao, mamma. Ciao, papà. Ciao, papà. Ciao, Lucy. Tutto bene? Lucy. Lucy! Ben! Holly! Perché siete qui a scuola? Siamo venuti per quello specchio! Sai, appartiene a una sirena! Una vera sirena! Wow! Sì, e vorrebbe tanto riaverlo! Oh, va bene! Vi prego, ditemi che è uno scherzo! A elfi e fate mi stavo abituando, ma... le sirene? Un libro sulle sirene, non l'ha mai letto? Sì, ma ho anche letto storie di draghi e di streghe. E quelli sicuramente non esistono. Sì che esistono! Noi potremmo mostrarle le streghe. E anche i draghi. E molte altre cose, se vuole. No, no, grazie. Penso che vi crederò sulla parola. Mm.
Questa è la barriera corallina. È stupenda! Sì, qui è tutto così meraviglioso. Secondo lei è possibile che incontreremo qualcun altro? Nel bel mezzo del Mar dei Caraibi non credo proprio che incontreremo qualcuno. Ehi, guardi dove va! Oh, mi dispiace terribilmente, non mi ero accorto che fosse lì. E invece sono proprio qui e non mi piace che mi sbattano addosso, non mi piace per nulla. È Capitan Spigola, il pirata. Sì, sono io, Capitan Spigola, e sono qui per seppellire il mio tesoro. Per seppellire il suo tesoro sul fondo del Mar dei Caraibi? E il fatto è che ogni volta che nascondo un tesoro qualcuno lo trova. Così ho pensato che seppellendolo sul fondo del mare, dove di solito non va nessuno, magari avrei avuto fortuna e non sarebbe stato scoperto. Secondo voi pretendo troppo? Scusi, ci dispiace molto di averla disturbata. Ora ce ne andiamo subito. Sì, lasciatemi in pace e andate a nuotare da un'altra parte. Aspettate un momento, a dire il vero, potreste essermi d'aiuto. In che cosa? È piuttosto imbarazzante, ma non ho una barca con cui tornare a casa. Mi dareste un passaggio? Alla sua che cosa è successo? È stata mangiata da una creatura gigante. Barry, Barry è qui! La creatura che se l'è mangiata ha degli occhi giganti. È Barry! E una bocca gigante. Sì, è Barry! E ha 8 tentacoli. Ma non è Barry! Ha davvero 8 tentacoli? Sì! È una piovra gigante e sta nuotando verso la vostra barca. Ah, devo avvertire la signora Elfo! E poi? Il padrone di casa mi disse: questo è il segreto che non posso rivelare a nessuno. L'unica persona che io amo veramente è... Pronto! Sarà meglio che sia molto importante! Sì, non ti allarmare, ma c'è qualcosa che ti sta venendo incontro! Ah, sì? E che cosa sarebbe questo qualcosa? Ecco, è una piovra gigante molto aggressiva con 8 tentacoli! Se mi chiamano saggio, ci sarà una ragione, non credete? Ma se la corda adesso è qui, lassù come ci arriviamo? Non si preoccupi, il nostro saggio ci ha pensato, ovviamente. Di sicuro ha un piano perfetto. Questo è un po' imbarazzante. Allora, il grande saggio ha tirato giù la corda dimenticandosi che ne avremmo avuto bisogno per risalire. Sì, temo sia proprio così. Non preoccupatevi, usciremo volando. Sì, ma noi elfi non sappiamo volare. Ah, ok. Con la magia manderò su la corda. Oh! Avanti, ragazzi, saliamo! Vecchio saggio, beh, cosa aspetti a salire? Non intendo usare una corda magica, chiaro? Come ti pare, puoi vivere laggiù per sempre. Ok, ok. La corda magica andrà bene, in fondo. Salve a tutti, come va? Oh, salve a lei, signora Fotheringhill. Che cosa ci fa da queste parti? Sono corsa qui più in fretta che ho potuto quando ho saputo che Susan era nei guai. Susan? Chi è Susan? Susan, la coccinella, è chiaro. Oh, eccoti qua. Quello è Gastone. Non le risponderà neanche se lo chiama Susan. Susan, ti ho portato qualcosa da mangiare. Povera Susan, chi penserebbe a te se non ci fossi io? Ho la sensazione che Susan se la caverebbe alla grande. Tata, l'hai dimenticato? Nessun rumore forte improvviso. Non vorrai che le galline scappino di nuovo, vero? D'accordo, ma neanche tu sembri così calmo, mio caro. Ah, gli elfi sono bravissimi a stare in silenzio. E noi siamo elfi! Ops. Le galline si sono imbizzarrite. Su, le raggiungeremo al passo. Come le raggiungeremo al passo? Mi spieghi che cosa significa? Non ne ho la minima idea, ma lo dicono in tutti i film di cowboy. Le galline si stanno dirigendo dritte al villaggio delle fate. Mi raccomando, ti aspetto a casa da tranquilla. Ah, delle galline imbizzarrite! Aiuto! Aiuto! Da che parte sono andate, signor sindaco? Sono andate da quella parte! Sì, anche nei film lo dicono sempre. Sono andate da quella parte.
Ah, è così bello svegliarsi con il cinguettio degli uccellini. Santo cielo, che cosa ci fanno qui queste galline? L'hai detto tu che volevi una gallina. Non mi aspettavo certo che mi prendeste sul serio. Voi siete il re, è ovvio che vi prendiamo sul serio, maestà. Ma che cosa stanno facendo con i miei fiori? Li mangiano, vostra maestà. Se davvero volete tenere qui le galline, dovrete dire addio ai fiori del vostro giardino. Ma potrei avere uova fresche per colazione tutti i giorni. E non avrete più problemi per svegliarvi. Adesso andiamo avanti. Funziona! Perry è troppo veloce! Presto ci mangerà! Non preoccuparti, Lucy, siamo già stati nella sua pancia e ci è andata bene! Mi fa piacere saperlo! Wow! Ciao, Perry! Non riesco a capire perché non ci sta mangiando! Magari si ricorda che papà è stato gentile con lui questa mattina! Hai ragione! Lei l'ha liberato! E i pesci non dimenticano! O erano gli elefanti? Ah, questa è bella! Barry dice che siccome lei l'ha lasciato andare stamattina, sarà il suo migliore amico per sempre. No, anzi, la considera un fratello in realtà. Splendido! C'è un piccolo problema. Nel trambusto provocato dall'inseguimento di Barry, non so più dove sono! Barry dice che sa dove vivono le sirene e che ci porterà là se suo fratello lo desidera. Suo fratello? Sei tu, papà! Oh, già! Barry, vecchio mio, per favore, puoi accompagnarci alla terra delle sirene? Seguiamo quel pesce! Ricevuto! Oh, Barry ci ha portati dalle sirene! Qui nel lago è il nostro mondo, noi nuotiamo nel profondo, i capelli ci acconciano. È così bello sentirle cantare! Wow, il palazzo delle sirene! Deve essere lì che vive Oceana! Indossate l'attrezzatura da sub, tutti quanti! Bravo, Barry! Noi siamo amici di tuo fratello! Sì, sono con me! Ammetto che sta andando bene. I bimbi non hanno neanche fatto scomparire la signora Fotheringill, per ora. L'età della pietra! Ora chiudete gli occhi e immaginate com'era la vita a quell'epoca. È sempre stato il mio sogno sapere come sarebbe stato vivere all'età della pietra. Abracadabra! Ah! Oh cielo, lo sapevo che non poteva durare. Sono rimaste solo le sue scarpe. Daisy, Poppy, dove avete spedito la maestra? Età della pietra! Hanno mandato la signora Fotheringill all'età della pietra! Questo proprio non avreste dovuto farlo! Riportate qui la vostra insegnante, e subito! Ok! Ah, oh, ripensandoci, è meglio non sapere com'era vivere all'età della pietra! Oh, le mie scarpette rosse! È fantastico poterle rimettere! Bene! Ora siamo nell'antico Egitto. Guardate, questo è un modello che vi mostra come erano costruite le piramidi. Non è molto grande. Gli antichi egizi avevano le dimensioni di noi elfi e fate. No, gli antichi egizi erano gente grande e le piramidi erano gigantesche, ma non avrebbero certo potuto metterne una grandezza naturale qui nel museo. Grandi! Esatto, brava Daisy! Prova a immaginare quanto sarebbe grande una vera piramide. Ecco che ci risiamo. Usate la vostra immaginazione. Grandi! Oh, no, ferma! Fermatela! D'accordo! Ehi, che cosa succede? Arriva una persona grande! Che cosa c'è là? Attenzione, fingetevi dei giocattoli! E cosa ci fanno questi giocattoli sulla piramide? Ciao, ciao! Ciao! Rana in arrivo! Buongiorno a tutti! È arrivato il re! Urrà! Ah,
Oh, ma non sono il re oggi, sono soltanto un padre normale come tutti voi. E in questa giornata tutti i papà dovranno giocare? Sì, ecco la palla. Oh, oh. Tocca a te, papà. Tocca a voi, vostra maestà. Tocca a te. Ops. È Barbarossa, è l'elfo pirata. Chi è quel furfante che si è permesso di lanciarmi una palla di cannone? Oh beh, ecco, sarei io. Vi prego di accettare le mie scuse, re Carlo. Non si preoccupi, sono soltanto un padre normale, oggi. Tutti i papà si sono presi un giorno di riposo. Perché è la festa del papà. Arrar, lo so anch'io. Ed ecco perché ho deciso di portare questo biglietto. Ciao, Nigel. Ciao, Fred. Hai già visto papà oggi? Buongiorno, voglio divertirvi anch'io insieme a voi. Mi dispiace, vecchio saggio, ma devi essere un papà se vuoi prenderti un giorno di riposo. A dire il vero, Holly, sono come un papà. Ho addirittura ben tre figli. Tre figli? Sì, ma non parlo molto di questa storia perché è piuttosto imbarazzante. Il mio primo figlio maggiore ha deciso di andare per mare in cerca di fortuna. Adesso ha una foltissima barba rossa ed è, ecco, un pirata. Auguri per la festa del papà. Ti ringrazio, figliolo. Anche da parte mia, papà. Grazie molte. Barbarossa, non ci ha mai detto che il vecchio saggio è il suo papà. Vedi, il fatto è che ai pirati non piace ammettere di avere una mamma e un papà. Giusto, ma ce li hanno comunque come tutti quanti del resto. Capitan Spigola! Arrar, dimmi un po', che cosa ci fai tu qui, canaglia d'un pirata? Sono venuto per tenerti d'occhio, non vorrei che mi rubassi il tesoro. Come ti permetti? Manigoldo, arrar! Felice festa del papà. Grazie molte, figlio. A quel punto ha cominciato ad alzare la voce. A dire il vero mi è sembrato un tantino alterato. E quindi a quanto pare non la desidera veramente una festa? No! Oh, adesso che cosa faremo dei regali che abbiamo già impacchettato? E di tutte le tortine! E anche della nuova canzone! E del mio numero! Abbiamo organizzato una splendida festa di compleanno e non abbiamo nessuno da festeggiare ora. Papà prima ha detto che potevamo dedicarla a Gastone! Poverino, lui non ha mai fatto una festa di compleanno. Dimmi, ti piacerebbe che fosse per te, Gastone? Allora è deciso, la festa di compleanno di domani sarà per Gastone. La banda degli elfi dovrà comporre una nuova canzone per lui. Certamente, vostra maestà. E io gli preparerò altre tortine. E io allora mi farò sparare da questo cannone solamente in suo onore. So che lui saprà apprezzarlo, non come qualcun altro di cui ora non faccio il nome. Intendevo il re. Sarà la festa più bella che abbiamo mai fatto. Che cosa piacerebbe a Gastone come regalo di compleanno? Un giocattolo che suona. Bene, allora. Adesso lo impacchetto. Carta da pacco con i pallini, è perfetta. Ciao, ho finito di fare il bagno. Oh, che state combinando? Rilassati, tesoro. Con te questo regalo non c'entra nulla. Sì, certo, come no? Parlo sul serio, quindi non ti agitare. Ah, va bene. Sento profumo di tortine. Già, come sospettavo. Che sta succedendo, tata Susina? Stai preparando delle tortine? Sì, esatto. Attenta a te, sarà meglio che non siano per me. Non lo sono, adesso sparite fuori di qui. Non ho il tempo di parlare con voi. Beh, in fondo è carino che ci tengano così tanto a prepararmi una festa. Ben fatto, Tarquinio. Perché sai come si dice? Quando le cose ti sfuggono di mano, trasformali in ranocchi. Non fa nemmeno rima. E trasformare le persone in rane non è un buon modo di risolvere le cose. Perché no? Sarà di nuovo una persona tra un momento e non si ricorderà niente. Prima che si ritrasformi faremmo meglio ad andarcene da qui. Sì, finiamo la visita. Oh, santo cielo, è stato tutto anche troppo emozionante. Quello che ci serve ora è qualcosa di un po' meno pericoloso. La prossima sala è dedicata ai vichinghi. Meno pericolosi? I vichinghi? La gente crede che i vichinghi corressero solo di qua e di là urlando, ma in realtà erano persone gentili e amavano la musica. Se solo oggi ci fossero ancora dei vichinghi, vorrei tanto sapere cosa avrebbero da dirci. Non impara mai. Abracadabra! Ah!
La prego! Li trasformi tutti in rane! Come vuole! Conosco un fatto interessante sui vichinghi. Odiavano la carne in scatola. Non credo sia un fatto vero. Sì, e come? Detestavano la carne in scatola, l'ho visto alla TV. Tata, cosa succederà quando le rane ridiventeranno vichinghi? Saranno molto confusi e forse anche un po' arrabbiati. Bene, vediamo di non essere nei paraggi quando accadrà. Wow, guarda quanti ranocchi! E cos'è questa? Mi dispiace molto, ma sto per trasformare in rane anche voi. Solo per un po'. Eh? Rane in arrivo! Non l'ho mai sentito. Una squadra deve gettare la palla dentro questo canestro e l'altra squadra deve gettare la palla dentro quel canestro. E tu dovrai solamente... Ho capito, non mi servono tutti questi dettagli. Allora, cominciamo? Ma non ho finito di spiegarti le regole, scusa! Sì, sì! Corri! Coraggio, Ben! Buttala nel canestro! Sì, bravo! Tata Susina, guarda che nella pallacanestro non puoi gridare gol, puoi gridare... Sì, sì, per questo vi assegno 5 punti. Ma sono troppi! Le regole le decido io, sono io l'arbitro. Ricomincia! Paparino, non si può mai calciare la palla, te lo ricordi? Oh, davvero? Userò la magia allora. Fatto! Non potete usare la magia, oggi è la festa del papà. Che cosa c'entra la magia con la festa del papà? Cartellino giallo per il fallo commesso. Ma io sono il re! Cartellino rosso per aver protestato. Si ricomincia! 10 punti per quella squadra. No, no, stai assegnando troppi punti. No, così il gioco non finirà mai. Rendiamolo più semplice. E se la palla avesse le gambe? Potrebbe entrare da sola. Ma così è troppo semplice. D'accordo, rendiamolo più difficile e mettiamo le gambe anche al canestro. Oh, questo è davvero ridicolo. Perché non fai apparire anche dei draghi per renderlo più interessante? È una splendida idea, vecchio saggio. Draghi! Oh, ecco come si gioca a pallacanestro. È un gioco divertente. Ha fatto bene a suggerirlo, vecchio saggio elfo. Ma... La partita è finita! Buon compleanno, Gastone! Questo qui è il tuo regalo! È un giocattolo che suona! Buongiorno! Scusatemi, voi ce l'avete l'invito? No, ho bisogno dell'invito, io sono Riccardo! Riccardo? No, non c'è nella lista. Cosa? Ma questa festa è per me! No, non è per voi, questa festa è per Gastone la coccinella! Cosa? Non deve agitarsi così tanto, oggi dovremmo essere tutti felici. Non si preoccupi, lui è con me. Che cosa succede? Dov'è la mia festa di compleanno? Tu ieri hai detto che non volevi festeggiare. So bene di averlo detto, ma quello che intendevo veramente era che la volevo una festa di compleanno. Oh, papà, non sei stato tanto furbo. Oh già, lo so. Non importa, sono sicuro che Gastone condividerà la sua festa con voi. Gastone, sii gentile e condividi anche il tuo regalo con Riccardo. Gastone, non ci si comporta così alla propria festa di compleanno. Per me, com'è gentile. Questo è un giocattolo che suona. Esatto, e ora andate a riprenderlo. È arrivato il momento della canzone di compleanno. È rosso qua neri, a forma di frittella. Ma come osano? Parlano di Gastone, paparino. Ha piccole ali e puoi montargli in sella. È Gastone, la coccinella. È stato molto divertente. Le feste di compleanno non sono poi così male. Cos'è questo rumore? Buon compleanno! Ah! Urrà! Buon compleanno, paparino! Oh, ti ringrazio, cara Holly.